Ciao, bentornati su Mondo Cosmetic. Io sono Fabiana e se è la prima volta che capiti sul mio canale, benvenuto. Allora, prima di tutto, tantissimi auguri per un felice e sereno 2022, che sia questo un anno pieno di salute, felicità, serenità, soprattutto per tutti quanti. Quindi, tanti tanti auguri. Allora, questo è un video per me tendenzialmente nuovo, nel senso che faccio un video haul. E parliamo in particolare dei prodotti Inglot. Allora, in realtà sono acquisti che non ho fatto proprio nelle ultimissime settimane, ma che ho tenuto da parte belli belli, tranquilli tranquilli nella loro busta per farveli vedere, perché ci tenevo veramente tanto a farvi vedere i prodottini che avevo acquistato. Allora, eccola qui, tutta la borsetta piena di prodotti. Ho qui gli scontrini per farvi vedere anche i prezzi. Ovviamente vi dirò i prezzi a listino. Allora, da qualche tempo ha aperto qui a Napoli Inglot, di tutti gli store di Inglot, in particolare io mi reco da quello di Piazza Dante, che tra l'altro vi dico è veramente sono gentilissimi, lo store è veramente ben organizzato, quindi veramente tutto molto carino e ringrazio tutte le persone che lavorano all'interno. Quando hanno fatto l'inaugurazione io sono andata. E oltre ad omaggiarmi di una box di prodotti, in quanto io sono una makeup artist e di questo le ringrazio di cuore, ho ovviamente acquistato dei prodotti. In quell'occasione c'era una promozione, tutti gli acquisti effettuati, insomma tutto quello che pagavate in acquisti veniva poi rimborsato con un coupon da spendere in un determinato tempo. Quindi quando sono tornata da Inglot avevo questo buono da spendere. E in più mi è stato applicato uno sconto riservato Makeup Artist, per cui i prodotti mi sono costati relativamente poco. E per cui adesso vi dico i prezzi a listino. E vi dico che se avete uno store vicino casa, andate assolutamente allo store perché l'aria che si respira è veramente fantastica. Se non avete la fortuna di avere uno store vicino, andate sul sito e comprate i prodottini perché sono veramente eccezionali, soprattutto per chi è nel settore e fa questo di mestiere, non possono mancare nel trolley il lavoro i prodotti Inglot. Iniziamo subito. Allora, ho acquistato il Duraline. È praticamente un prodotto che a me piace tantissimo perché mi aiuta a dare nuova vita ai prodotti che si sono un po' seccati, quindi eyeliner in gel, gli ombretti nel pottino sempre appunto cremosi che appunto si induriscono dopo un po', questo li ammorbidisce e quindi li potete continuare ad utilizzare. Questo qui in realtà io non l'ho acquistato allo store perché mi ero dimenticata che mi era terminato, per cui l'ho acquistato in occasione della Fiera d'Estetica a Napoli. E in fiera l'ho pagato intorno ai 7 euro. Poi, allora, mi hanno omaggiato di alcuni campioncini che vi faccio vedere adesso e sono, ve li faccio vedere così. Allora, ho avuto, in realtà io alcuni di questi già ho avuto modo di provarli perché mi erano stati omaggiati già al primo acquisto e vi devo dire che non mi sono dispiaciuti affatto. Allora, sono il siero giorno e la crema matte giorno. E i sieri, siero notturno Inglot. Poi ho due pottini con due fondotinta, uno è l'HD e l'altro in realtà è il fondotinta in crema che ha praticamente come sigla YSM. Di questi qua in realtà già ho provato un pochino il prodottino perché ero curiosa e quindi vi devo dire che per quel poco che ho provato mi sono piaciuti abbastanza. Allora, iniziamo subito e iniziamo da questo qui, che è praticamente un pennellino per l'applicazione, non so se si vede qualcosa, vabbè, comunque, per l'applicazione dei glitter. Ovviamente si utilizza la base dedicata e questi qua, insomma, si prelevano i glitter e si applicano. E questo qui è costato, aspettate che ve lo dico, glitter, perdonate, li devo trovare, ok, 24 euro. Questo qui, poi allora il One Move Liquid Eyeliner, perdonate la pronuncia inglese, ma insomma sono pessima in questo. Ed è questo eyeliner in penna, vi faccio vedere la punta, molto carino, molto molto carino. Eccolo qui. E questo eyeliner costa 18 euro. Poi andiamo avanti, ho preso due correttori della linea Coverage, sono due correttori appunto alta copresa e ho preso due colorazioni che mi piacevano tanto, uno più correttivo, l'altro un po' più illuminante. Uno è il 104, questo qui, io spero che si veda qualcosa,
Questo è il 104. E poi quest'altro è il, aspettate che ve lo dico, il 107. Eccolo qua. Perdonate le unghiette, ma sono delle prove e non ho fatto in tempo a toglierle. Allora, questi qui, il correttore, Sealander, costa 22 euro. Eccoli qua. Poi, ho preso una cipria dedicata per il contorno occhi ed è una cipria questa che mi piace veramente tanto perché è ultra levigante, non segna, diciamo, le rughette d'espressione, non segna il contorno occhi, quindi non mette in evidenza le rughette e mi piace tanto. Questa è la colorazione 72. Io non so se si vede qualcosa, spero di sì. Ad ogni modo, questo è il colore. E questa qui è costata, eccola qui, 20 euro, è la Smoothing Under Eye Powder, eccola qui. Questi sono 2,2 grammi di prodotto, questa qui. Poi ho preso due fondotinta, sempre della linea All Coverage, e ho preso due colori che non virano a rosa, quindi non hanno il sottotono rosato. Uno è il MW005, che è questo qui, e l'altro invece è il LC017. Ho preso questi due colori perché già ho qualche colore, insomma, nella borsa trucco e volevo dei colori che mi mettessero, diciamo, nella possibilità di poterli miscelare ed ottenere così il colore che mi serve per la cliente. Vi devo dire la verità che questi sono dei fondotinta che secondo me non possono mancare nelle borse trucco, soprattutto ripeto per chi lavora in questo settore, perché sono i fondotinta, diciamo che questi qua sono appunto ad alta coprenza, si autofissano e sono indicati soprattutto per quei trucchi che devono durare a lungo, tipo le spose, quindi mi piacciono tanto. Poi ho preso, in realtà questi sono i Face and Body Bronzer. E mi piacciono tanto, tanto, tanto. Ho preso tre colori diversi adesso. Ah, il fondotinta non vi ho detto il prezzo. Il fondotinta costa 34 euro. Questi qua, come vi dicevo, sono, diciamo, delle terre liquide e mi piacciono tantissimo. E anche qui ho preso tre colori diversi. Un paio già li ho nella borsa trucco proprio perché mi piace poterli utilizzare in base, ovviamente, a quello che devo fare nel momento, insomma, in cui trucco. Quindi dà il risultato che voglio. Allora, questa qui è il numero 93, questo qui, 93. Perdonate se ogni tanto la luce, insomma, cambia, ma non ho capito per quale motivo succede. Questo qui invece è il 94, questo qui. E poi ho preso il 92. Questi qua sono costati 6 euro, quindi vi devo dire la verità, se volete provarli io direi che vale la pena perché sono veramente carini e poi appunto il prezzo è molto accessibile. Quindi questi qui sono veramente carini. Poi ho preso il... sono praticamente di questi sono dei pigmenti. Andiamo prima con questo qua che è l'eyeliner in gel. Non è il classico nero perché già ce l'ho. Ho preso il colore 89 ed è un colore che mi piace tantissimo. Questo qui. Allora, questo qui mi piace sia da, come, diciamo, per utilizzarlo come eyeliner a contrasto, come eyeliner da solo, e mi piace anche da, diciamo, da utilizzare sull'intera palpebra come base o comunque quando voglio un trucco un po' diverso e quindi mi piace molto questo qui come prodotto. Mi piace veramente tanto tanto. Questo qui in realtà ho uno scontrino a parte perché quella giornata c'era una promozione proprio sugli eyeliner in gel e quindi è costato. Cioè, il prezzo è listino 18 euro, ma io appunto l'ho acquistato con una promozione in atto. Poi dovete sapere che io quando vado ad acquistare prodotti di trucco tendenzialmente tendo ad acquistare sempre le stesse colorazioni. Non so perché, ma diciamo ho una passione per alcuni colori. Questa volta invece sono stata più furba, mi sono segnata i colori che già avevo di Inglot e quindi sono andata lì sapendo già quali erano i colori che avevo, altrimenti sarei tornata a casa con una serie di doppioni. E non è la prima volta che mi capita. Allora, ho acquistato poi i Body Sparkles, quindi paillette per il corpo, e questi sono molto 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 carini, e questi qua sono costati 18 euro. Eccoli qua, non so se si riesce a vedere quanto sono belli. Non ve li sboccio perché non si vedrebbe in questo momento.
ma sono veramente carini, e questi qua sono 1 grammo di prodotto. Poi ho preso 4 pigmenti e poi abbiamo terminato, e sono il colore 85. Vi dico già il prezzo di questi qua, costano 21 euro. Questi qua 85, proprio di pigmenti mi ero segnata i colori perché sapevo che avrei comprato gli stessi. Infatti, appena sono arrivata lì, mi sono fiondata sui colori che in realtà già avevo. Quindi, meno male che li ho segnati. Quindi, questo qui invece che vi faccio vedere adesso è il 14. Ed è questo colore che a me piace tantissimo, tanto, 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 veramente tanto. Io spero che riusciate a vedere qualcosa. Poi ho preso il 51. Ragazzi, ho faticato a non aprire i prodotti per fare questo video, veramente ho faticato perché ce li ho da un pochino, però ci tenevo veramente a farvi vedere i prodottini che avevo comprato. Quindi questo qua è il 51 che vi ho fatto vedere adesso. E gli avevo fatto un piccolo reel sui prodottini Inglot quando l'avevo comprato, ma mi è piaciuto tantissimo. E questo qui invece è il 76. Eccolo qua. Allora, ragazzi, io vi ripeto, i prodotti sono terminati, però vi ripeto che se avete possibilità di andare in uno store o comunque date un'occhiata al sito, perché i prodotti sono veramente eccezionali di Inglot, non c'è nulla da dire. Io credo di aver terminato. Se mi avete seguito fino a questo punto, vi ringrazio veramente tanto. Spero, ho cercato di non fare un video troppo troppo lungo. Se avete delle richieste di video, scrivetemi nei commenti e vi aspetto al prossimo video. Auguri ancora di buon anno a tutti. Un bacio grande, ciao ragazze!